Passo per Montecitorio, per Riccardo Molinari, per capire qualcosa di più su questa roadmap. Allora partiamo dalla pace fiscale per trovare i fondi per la flat tax? Ho capito bene? Ma guardi, eh, posso dire questo: che sicuramente il fatto che l'atteggiamento di questo governo sia diverso da quello del governo Renzi non può che far sorridere gli italiani e dare un po' di speranza, visto che la politica degli annunci di Renzi non ha poi fatto seguire i fatti a quella roadmap che era stata presentata. Questo è un governo che ha un progetto ambizioso di legislatura e quindi è chiaro che l'ampio programma che è contenuto in quello che è stato soprannominato contratto di governo richiederà... Tutta la legislatura per essere realizzato. Perché, ripeto, questo è un, un governo che ha una maggioranza ampia in Parlamento. L'avete detto voi in questo frangente anche un ampio consenso popolare e quindi si propone di governare per i prossimi cinque anni. Le priorità. A dire il vero, il Presidente Conte le ha citate nel suo intervento in Senato, ripreso poi ieri alla Camera. Ha detto che i due primi punti di intervento saranno il lavoro e il sociale da una parte e il contrasto all'immigrazione clandestina e la sicurezza dall'altra. Quindi è evidente che le due prime priorità su cui si muoverà il governo per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, non fosse altro che sta arrivando l'estate e quindi il problema è assolutamente cogente: è un problema che vivremo direttamente già nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Questi sono i due primi eh, grandi. Grandi temi su cui interverrà il governo, l'ha detto in modo chiaro il presidente Conte. Eh, quindi, però, a proposito di pace fiscale, che poi sarebbe un condono, ma su questo, sulle parole, torniamo anche col professor Noelli: quello è un modo per trovare le risorse che, nel nostro Paese, è sempre una sfida complicata? Ma è chiaro che la riforma fiscale è una riforma molto ambiziosa perché la flat tax comunque la si giri nelle varie formulazioni in cui è stata declinata. Io ricordo che la Lega è stata garante nella redazione di questo contratto di governo di dei punti qualificanti del programma di centrodestra. Nel programma del centrodestra c'erano due idee diverse di flat tax, quella della Lega al 15%, quella di Forza Italia al 23%. Ma comunque il punto della flat tax è che c'è una liquota sola, quindi è una vera e propria rivoluzione fiscale, è un vero cambio di. Sistema, è chiaro che la flat tax, la riforma fiscale, la riforma tributaria non si fa in un mese, ci vorrà almeno un esercizio per realizzarla. Questo sta nelle cose. E la metto come battuta, eh, col rispetto per chi eh, fa quel lavoro, però per vendere un po' di prodotti alimentari in più non è che possiamo metterci fuori dall'Europa, fuori dalla NATO contro gli Stati Uniti. No, beh, sicuramente, sicuramente no. Però, insomma, è innegabile che eh, questo aspetto delle sanzioni nella Russia sia un aspetto che, come è stato illustrato molto bene in studio, ha fortemente danneggiato l'economia italiana, perché, essendo il nostro paese il principale esportatore di prodotti alimentari e agroalimentari, eh, in, quel in, in Russia, dove il Made in Italy va fortissimo e dove c'è una forte richiesta di prodotti di eccellenza italiani, abbiamo aziende, io ne conosco diverse, se veramente basta fare un giro per le aziende io sono Piemontese, fare un giro per le aziende vitivinicole del nostro territorio, andare ad esempio nelle aziende che fanno frutta in provincia di Cuneo, scoprirete che tantissime aziende hanno drammaticamente calato il fatturato, addirittura hanno dovuto chiudere perché avevano nella Russia un mercato molto importante e quel mercato adesso non ce l'abbiamo più. Questo è un grave problema per l'Italia ed è un problema assolutamente irrisorio per i russi, perché i russi banalmente invece che comprare il vino e la frutta da noi lo vanno a comprare da qualcun altro, avendo mille altri mercati di riferimento anche nei paesi asiatici e quindi il ragionamento che noi dobbiamo fare è e va bene stare nella Nato, va bene rispettare quelli che giocare. sono gli impegni internazionali, però in questo stare nella Nato, in questo stare nell'Europa un'attenzione al nostro interesse nazionale, alla nostra economia dobbiamo averlo, cioè questo è il cambio di approccio, quindi nessuno dice togliamo le, le sanzioni domani, ma andiamo a discutere perché l'Italia in un settore fondamentale per la nostra economia come quello agroalimentare di cui tutti ci vantiamo, perché tutti ci riempiamo sempre la bocca del fatto che il made in Italia sia un'eccellenza, sia il miglior biglietto da visita che abbiamo nel mondo, in quel settore lì che dovrebbe essere uno dei settori trainanti e noi ci stiamo tagliando le mani da soli. Perfetto, no, quindi siccome lei ha detto non, non chiudiamo questa cosa domani mattina, siccome le sanzioni si rinnovano, il pacchetto più consistente di sei mesi in sei mesi, 28 e 29 giugno non andiamo a Bruxelles a mettere il veto. Vabbè, immagino che il nostro governo ci proverà, il nostro governo proverà a farsi valere, non ho la sfera di cristallo e non so come andrà a finire, però questo è un tema che immagino il nostro governo nelle sedi internazionali porrà. Vorrei aggiungere una cosa sull'argomento di prima, sulla flat tax, perché condivido in pieno l'analisi del vice direttore del Corriere, quando dice che... Quello che voi chiamate condono. Io preferisco chiamarla pace fiscale o rottamazioni delle cartelle sì, di equità. Siamo chiamare o saldo anche Nuvola, ma quello è Molinari. sì Vabbè, diciamo che si, le stesse cose possono essere chiamate in maniera diversa. È una misura che non è pensata prima di tutto per i grandi evasori. È una misura che è pensata per chi ha un debito con lo Stato sotto certe soglie. Nel programma della Lega si parlava di 200.000 euro. Quindi stiamo parlando dell'artigiano, della partita IVA, del negoziante, stiamo parlando di chi. Fondamentalmente, per la pressione fiscale causata dalla crisi, causata dal redditometro, dagli studi di settore eh, e da tutte le condizioni, la, dalla burocrazia, insomma, da quello che sappiamo e che viviamo quotidianamente è stato costretto a uscire dal mercato del lavoro per debiti. Allora, il discorso è che tutte queste persone continuano a esistere, continuano qui i commercianti, quegli artigiani, quelle partite IVA, non sono più formalmente nel mercato perché non ci possono essere per i debiti che hanno, ma dove lavorano? Lavorano nell'economia in nero per forza di cose, perché come il mangiare a casa lo devono portare in qualche modo. Allora, una misura rivolta ai Piccoli evasori per necessità perché questo vuole essere il saldo estralcio che abbiamo in mente noi. Da una parte, fornirebbe nei due anni le risorse necessarie a coprire una parte del mancato gettito dovuto dall'introduzione della flat tax e quindi è sacrosanto dire che questa misura ha senso se unita alla flat tax, è giustissimo. Questa misura nasce da una parte per reinserire nel mondo del lavoro queste persone che ormai ne sono fuori e non hanno nessuna possibilità di rientrare perché non potranno mai pagare questo debito. Dall'altra, per avere nell'immediato un gettito. Che che in parte vada a coprire i mancati introiti dell'introduzione della Fletax. Chiarissimo, il professor Novelli sottolineava comunque i mondi diversi che hanno espresso il voto e il sostegno alla Lega. No, io pensavo a Riccardo Molinari che torna sul suo territorio, perché questo è come dire, il profilo del parlamentare leghista, che sta a Roma e torna sul suo territorio, lo ascolta, no? ce lo ricordava anche prima, che deve spiegare che il ministro per le infrastrutture ha detto che, bah, sapete che forse il treno TAV non passa più da queste parti. <ride> Beh, diciamo che... La cosa positiva è che nel contratto di governo... Rispetto alle bozze iniziali sono spariti tutti i riferimenti ai blocchi delle grandi opere. Quindi, quando noi torniamo sul territorio possiamo dire con orgoglio che la mediazione tra Lega e 5 Stelle ha fatto sì che non si mettesse in discussione la realizzazione, per quanto riguarda il Piemonte, della Torino-Lione e, del de, e del Terzo Valico. Quindi, questo date le condizioni di partenza dei due partiti, che su questo tema non è un mistero il tema delle grandi opere un tema su cui Lega e 5 Stelle sono duramente scontrati in Parlamento. Ma in in qualsiasi consiglio che si coloca legali che non è proprio attività regionale. varie. non è proprio varie ed eventuali le Mi scusi, opere. ma se ho letto bene il contratto non è che non è messa in discussione, non è stata detto che non si farà, però in discussione è perché la, ci sarà una verifica e quindi in diciamo impatto. la Torino-Lione è subiudice, quindi non è che si farà e semplicemente non è stato scritto nel contratto che come sembrava inizialmente le che spiego. non si farà, però esatto. è in discussione. Attenzione che le parole... La bozza, sono la bozza iniziale del contratto prevedeva, che tra l'altro era uscita anche sui giornali, sì. prevedeva il blocco dell'esecuzione esatto. della Torino-Lione. La mediazione ha portato a che cosa? Al fatto che non si parla più di blocco, ma si parla di corso, discussione corso, delle corso, modalità corso, di realizzazione, verificare. che è un altro tema, è una cosa completamente diversa. Allora, questo significa che le grandi opere, noi lo ripetiamo, per quanto riguarda la Lega sono fondamentali, sia da Torino-Lione che il Terzo Valico. Il risultato molto importante è il fatto che il Terzo Valico non venga messo in discussione, non viene nemmeno citato all'interno del, del programma di governo. E ripeto, date le posizioni di partenza del 5 Stelle, questo credo sia un ottimo risultato dal nostro punto di vista. Stessa cosa dicasi per le, per le Piedemontane, Lombarde e Venete. La Torino Leone è un'opera più contestata, è un'opera su cui c'è anche, diciamo, da sempre. Eh, me, meno consenso popolare o comunque ci sono problemi radicati in Valsusa su questa, su questa opera il fatto di ragionare sulle modalità operative nel momento in cui la stessa Francia sta ragionando su come eh, ridefinire il percorso credo che sia un qualcosa di accettabile che non mette in discussione la realizzazione dell'opera che è fondamentale e strategica perché pone il Nord Italia in particolare pone il Piemonte al centro dell'incrocio delle due principali direttive di comunicazione europee del futuro, ma insomma, il fatto che si prenda un po' di tempo per ridefinire il progetto eh, credo che sia una richiesta accettabile da parte del Ministro delle Infrastrutture. Tocco Sì, Molinari, occhio che sbagliate i conti, eh, perché magari non fa solo l'esecutore, ecco, questo vi dice il professor Novelli, perché poi al G7 ci va lui, ai vertici europei ci va lui, al Consiglio dei Ministri. L'ultima parola è la sua. Eh, ma è giusto così, ci mancherebbe altro, nessuno pensa che questo è il modo in cui è stato dipinto dai critici di questo governo, dalle minoranze, diciamo dai commentatori che non hanno in simpatia questo strano governo eh, legastellato. Però è chiaro che il Presidente del Consiglio ha una sua autonomia, è chiaro che il Presidente del Consiglio dovrà rappresentare l'Italia nei consessi internazionali, è chiaro che il Presidente del Consiglio avrà un ruolo di mediazione tra quelle che sono le posizioni politiche dei due partiti. Che verranno portate in seno al governo dai due segretari o oh, segretario Dio Di Maio non è il segretario, ma insomma nella loro struttura è il capo politico del 5 Stelle: che sono Di Maio e Salvini. Eh, quindi è stato scelto un profilo eh, comunque di alto, di alto livello perché il professor Conte è un professore stimato, estraneo alla politica. Sì, questo è vero, può essere magari nelle prime fasi un problema. Ma insomma, io l'ho visto eh, nel, affrontare il dibattito in Senato e alla Camera. Insomma mi sembra una persona che potrebbe stupirci un positivo, io non lo conosco, però nel momento in cui i due partiti hanno deciso e hanno affidato l'incarico a lui, è chiaro che dovrà svolgere il suo compito non come esecutore il cosiddetto contratto di governo è un programma di governo poi possiamo, anche qui, con le parole possiamo giocare finché vogliamo, ma è la traccia di quelle che sono le priorità politiche, quelle che no, sono scusi, gli obiettivi Molinari, politici giocare per giocare è un'alleanza di governo perché se io dico questa cosa a Luigi Di Maio viene l'orticaria, però è un'alleanza questa un'alleanza politica. Quando si parla di alleanza in teoria si pensa due forze politiche che corrono insieme alle elezioni. Quindi, questa, in, questo, in questa accezione, non è un'alleanza perché domenica votiamo in tanti comuni d'Italia e Lega e 5 Stelle sono contro eh, Ma magari poi essere, ballottaggi vabbè. si torna insieme. Passa no, beh, ma questo è un matrimonio alla convivenza. Insomma. La storia recente dice che non è sempre sono così: sono un'unione <ride> di fatto. Sono scusi un la parola. Di fatto, ma. sono un'unione di fatto, sì, è vero. Guardi, è un'unione un che nasce dal fatto. Le, le, le faccio questa riflessione: eh, è un'unione che sicuramente può far eh, storcere il naso, ma perché nessuno di noi è più abituato. Il sistema proporzionale. Eh, la seconda repubblica inizia eh, nel 94. Io ero un bambino eh, e siamo tutti cresciuti con l'immagine dei due blocchi che si affrontano, uno vince e l'altro perde. Però c'è stata un'Italia prima in cui un'alleanza come questa sarebbe stata assolutamente nelle cose. C'è un'alleanza parlamentare che nasce dopo il voto. Ma la assume, verità è che nessuno la, di non noi ha detto. Ma demonizziamo, sono altri che hanno demonizzato l'idea di fare alleanze Molinari. No, però una cosa poi torno eh, da manca su quanto diceva a proposito eh, del, dei casi dei rispettivi partiti, no? il segretario federale della Lega, il capo politico del Movimento 5 Stelle. Una cosa Roberto Maroni ha voluto dire a Matteo Salvini e una cosa Marco Minniti ha voluto dire a Matteo Salvini, che quella poltrona è una poltrona delicata. È il Ministero degli Interni, è il Ministro che gestisce la polizia, i servizi, le politiche per l'immigrazione, la sicurezza, l'ordine pubblico. Non proprio una poltrona da campagna elettorale, da dichiarazioni, da tweet. Quindi, tradotto, dice Maroni, faccia guidare il partito a un altro, così ha più responsabilità e capacità di muoversi da Ministro dell'Interno? Questa è una legittima opinione di Maroni, io non sono, sono d'accordo, credo che Matteo Salvini potrà fare benissimo il segretario del partito e il Ministro degli Interni, credo che Matteo Salvini abbia la competenza e l'esperienza politica per eh, svolgere un incarico gravoso e importante come quello di Ministro degli Interni e penso che abbia dietro un partito compatto che riconosce con forza e con determinazione il proprio leader in una figura di Salvini che, ricordiamolo, ha fatto dal punto di vista politico, eh, parlo da militante della Lega, adesso un vero e proprio miracolo, ha preso un partito che rischiava di non entrare al Parlamento europeo nel 2014 perché a dicembre del 2013 era dato al 3%, quindi sotto la, sbarra, la, sbarra, la soglia di sbarra. E oggi ha portato la Lega a essere il primo partito del centrodestra ed essere un partito che governa con un'altra forza politica. Quindi ha dimostrato delle doti politiche eccezionali, è riuscito a eh, far sì che il partito più vecchio che sta in Parlamento, cioè la Lega Nord, invece abbia saputo rinnovarsi in maniera tale da essere considerato uno dei partiti più innovatori Quindi la Lega ha un grande merito storico, è stato un partito che ha saputo guidare e innovare il percorso della prima alla seconda repubblica e paradossalmente sta innovando anche il passaggio. Della la seconda, alla terza e questo grazie alle intuizioni di Matteo Salvini, quindi penso non ci sia nessun altro più adatto di lui a fare il segretario e penso che anche come Ministro degli Interni ci stupirà. 24 ore fa Giorgio Moulet, l'abbiamo sentito in diretta, attaccando questo governo, definendolo giustizialista, pauperista, contro tutte le grandi opere eccetera eccetera eccetera, in calce aveva detto il centrodestra è coeso, ora o delle due l'una, cioè no, Co questo non è proprio eh. l'aggettivo giusto. Me la, me la Ma lei, lei ha ragione, però lo chiede alla persona sbagliata, perché bisognerebbe chiedere agli amici di Forza Italia che cosa hanno in mente. Io ricordo la storia di questo percorso, il centrodestra avendo preso il 37% dei voti e quindi essendo stata la maggioranza relativa dopo le elezioni del 4 marzo, da subito ha chiesto al Presidente della Repubblica di avere un incarico per cercare di formare un governo politico di centrodestra, ovviamente che avrebbe dovuto aprirsi a qualche altra forza per forza di cose, perché mancavano i numeri. Come sapete il Presidente della Repubblica da questo punto di vista ha sempre negato la possibilità e quindi nel vario tira e molla delle trattative voglio ricordare che Matteo Salvini ha avviato la trattativa col 5 Stelle solo dopo che ha avuto il via libera di Silvio Berlusconi e di Giorgia Meloni. Questa è storia, cioè la Lega ha responsabilmente scelto di non rompere il centrodestra, ma su mandato del centrodestra ha trattato col 5 Stelle per dare un governo al paese col ruolo di tutelare le posizioni politiche del centrodestra che Perfetto, erano state no, votate. Polinari, scusi, da... ma se il centrodestra toglie il mandato, cioè se Meloni e Berlusconi dicono no, basta ma guardi, se Milano Berlusconi dicono basta adesso forse è un po' troppo tardi. A parte che di fatto Berlusconi l'ha già fatto perché nel momento in cui Forza Italia vota contro il governo, direi che non è molto coerente come comportamento col modo, con l'avvio delle trattative. Prima Forza Italia dà il via libera alle trattative a, a, a Matteo Salvini, dopodiché in aula vota contro la fiducia. Questo è un atteggiamento a mio avviso schizofrenico, soprattutto considerato che, ripeto, domenica il centrodestra si presenterà unito in tutte le città italiane. E ricordi, in prospettiva no. anche per le tornate elettorali future. La nostra idea è quella di mantenere il centrodestra unito, perché a questo giro elettorale non siamo stati in grado di vincere da soli, data anche la legge elettorale, data la frammentazione del quadro politico, dato il fatto che forse non siamo stati abbastanza bravi a prendere quel 3-4% in più che ci avrebbe permesso di governare da soli. A questo giro è andata così, ma la nostra idea è quella di essere una forza trainante, la forza principale del centrodestra. Senta, Bonilla, siccome siamo in chiusura, le chiedo proprio un'ultima sì. cosa. Cosa, ma meno di un tweet per rispondere. Ma spera di, di portare in maggioranza Fratelli d'Italia nelle prossime settimane e mesi? Io me lo auguro, mi auguravo che Fratelli d'Italia entrasse da subito, assolutamente sì. E io mi auguro che poi con l'andare avanti di questa legislatura anche i veti del 5 Stelle su Forza Italia possano cadere, perché eh, quello sarebbe davvero un governo che rappresenta l'esito del risultato del 4 marzo. Centrodestra più 5 Stelle.